Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì insieme a Francesco Salve. Facciamo trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo dagli studi di Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM. Il numero di telefono per chi vorrebbe telefonare è 049 700 700. Ricordiamo che non prendiamo le telefonate per la prima ora di trasmissione, cioè per la prima mezz'ora di trasmissione. Come in tutte le prime mezz'ore di trasmissione parleremo di alcune cose e oggi parleremo sia del crogiolo sia del vuotio. Vi ricordo sempre, prima ancora di andare in trasmissione, dopo comunque ne entreremo durante la trasmissione a parlare, che terremo a Vicenza una conferenza il giorno 28 giugno nella quale parleremo di paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. In questa conferenza parleremo della creazione nel paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della creazione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Di questo noi ne stiamo diffondendo la traccia della conferenza, in pratica alla conferenza esporremo quella traccia e su quella traccia poi daremo il via alla discussione in assemblea. Ci vorrà circa una mezz'oretta, penso, per esporre quella traccia e quella traccia praticamente rappresenta un sunto di quelli che sono i principali spunti filosofici da cui parte sia l'impostazione della stregoneria che del paganesimo politeista. Naturalmente esporremo come in una conferenza i punti principali, non è che andremo nei particolari, come non parleremo nemmeno dei quadri del Sentiero d'Oro che parliamo oggi. Non parleremo né del vuotio né del crogiolo perché è troppo lungo da fare. Bene, ricordo sempre il prologo del Sentiero d'Oro, affinché non ci siano fraintendimenti. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono coscienze di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi. Egli non dette i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero nel suo insieme è l'anticristo, come anticristo è ogni respiro che anelli la libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca d'ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Del Sentiero d'Oro oggi tratteremo i quadri 27, 28, 29, 30. So che è un po' antipatico sentire numeri 27, 28, 29, 30, però è un modo che ho trovato per dividere i vari pezzi, per parlarne un po' alla volta. Questi quadri dicono: fatto conduce l'essere, l'essere diventa fortuna, fortuna insegna all'essere necessità di compattare se stesso per affrontare l'immensità ignota del circostante, compattare se stesso per parare l'urto dell'oggettività mentre viene incontro. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa furia, furia insegna l'essere come resa equivale a morte, fine del proprio divenire, furia insegna come raccogliere le ultime forze per l'ultimo scontro affinché la morte del corpo fisico non sia anche la morte del corpo luminoso. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Lara. Lara insegna l'essere come il segreto serva solo a nascondere inganno e inganno serve a distruggere Lara. L'essere impari che nel quotidiano della ragione i segreti sono tali solo per ingannarlo. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa libertà. Libertà insegna l'essere come ella esiste solo per l'essere alla ricerca di obbedienza a necessità e che non c'è libertà senza ossequio a necessità. Naturalmente questi quadri rappresentano anche dei summi della filosofia del paganesimo politeista, pertanto andrebbero discussi molto, ma molto più a lungo. Comunque del quadro 27 ho già parlato del problema nelle due trasmissioni fa, che
che ha posto la visione di Force Fortuna e di come il problema è stato risolto. Evocare fortuna significa richiamare l'attenzione soggettiva per rinnovare continuamente il proprio potere di essere attraverso il quale affrontare l'immensità sconosciuta del circostante. Evocare fortuna significa plasmare se stessi rendendoci idonei ad affrontare lo sconosciuto che ci circonda, trasformandolo in conosciuto. Evocare fortuna significa renderci audaci nell'affrontare qualunque impresa il nostro intento ci proponga, impedendo alla ragione di interferire con la sua paura o i suoi timori. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo fortuna? Per renderci consapevoli che la paura è strumento della ragione e soltanto compattando noi stessi siamo in grado di muoverci a nostro agio nello sconosciuto per usarlo a nostro vantaggio, per sviluppare il nostro potere di essere. Un cristiano può supplicare il suo Dio affinché fortuna gli procuri dei vantaggi, attraverso i quali impossessarsi di vantaggi sociali. Un cristiano non sarà mai in grado di plasmare se stesso per afferrare le occasioni che gli si presentano nella vita. Quadro 28. Evocare furia significa rendersi stessi coscienti della forza assoluta con cui fondiamo il nostro divenire, una forza che emerge un po' per volta mentre costruiamo il nostro corpo luminoso, ma che in stato di necessità può prorompere con tutta la sua forza distruttiva. Forza distruttiva che dal soggetto si riversa nel circostante, ma che alla fine distrugge il soggetto dandogli l'ultima possibilità per diventare eterno. Evocare furia significa tenere presente ogni possibilità per fondare il proprio divenire, fino all'ultimo scontro della propria esistenza, quando furia si impossessa dell'essere, aiutandolo a concentrare tutto il proprio potere di essere per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Sì, ricordo sempre appunto che siete all'ascolto di Radio Gamma 5 e della trasmissione appunto di Paganesimo, Politeismo, Magia e Stregoneria. Il numero telefonico per chi vorrà intervenire più tardi è il 049 700 700. Grazie Francesco, ma oggi è talmente caldo che se non si beve un litro di acqua come minimo si va fuori. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo furia? Per mantenere vigile la nostra consapevolezza in ogni istante della nostra esistenza, per alimentare la coscienza del fine cui il nostro fare tende. Noi alimentiamo furia perché furia protegge il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti, preservandoci dall'azione distruttiva di chi fa dell'asservimento fine della propria esistenza. Quadro 29. Evocare l'ara significa evocare la forza per distruggere inganno. Inganno ruba il divenire agli esseri umani, lo impedisce, nascondendo gli elementi che potrebbero favorirne lo sviluppo. Evocare l'ara significa rendere manifesti gli elementi attraverso i quali costruire il futuro. Evocare l'ara significa alimentare la forza per rendere manifesto quanto è nascosto o segreto. Evocare l'ara significa richiamare la forza per svelare gli elementi attraverso i quali il potere di avere impedisce lo sviluppo del divenire umano. L'energia vitale che viene scambiata con l'ara è la stessa che si scambia con Prometeo. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo l'ara? Per alimentare il potere attraverso il quale alimentiamo la capacità di afferrare l'opportunità del momento, per alimentare la determinazione con la quale sconfiggere inganno, per alimentare la determinazione con la quale costruire il nostro divenire. Di questo fare si nutre l'ara, questo fare alimenta l'ara, lo alimenta attraverso le linee di tensione di cui i lari sono manifestazione, le voci che sussurrano alle orecchie degli esseri umani che agiscono per fondare il loro futuro. Quadro 30. Evocare libertà significa evocare la forza dell'intento, significa inchiodare il nostro intento in una direzione precisa e da questa direzione il nostro intento guida le nostre azioni alimentando altri intenti per completarsi. L'intento della vita viene inchiodato in libertà e l'intento del quotidiano si alimenta dall'intento della vita. Questo significa evocare libertà. Evocare libertà significa richiamare i bisogni relativi ai bisogni di libertà che abbiamo dentro di noi, alimentando i quali fondiamo il nostro divenire nell'eternità. Libertà permea l'universo e alimentando il bisogno di libertà dentro di noi alimentiamo il nostro essere parte dell'universo. Noi diventiamo con lui, insieme a lui, per lui, nel momento stesso in cui l'universo si sviluppa in noi, per noi e insieme a noi. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo libertà? Per alimentare di energia vitale l'intento della nostra esistenza, affinché guidi il nostro fare per fondare il divenire nell'eternità. Questo per quanto riguarda la Devotio, che da qualche mese stiamo sviluppando.
La Devotio elenca alcune immagini del divino che ci circonda e attraverso quel divino ci permette di sviluppare il divino che abbiamo dentro. Noi diventiamo il divino che evochiamo. Esistono molte strutture pagane, ma tutte hanno in comune la percezione del divino circostante. Percepire il divino circostante, trasformandolo soggettivamente per fondare il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti, è il fare principale del paganesimo, che è l'opposto dell'assoggettamento cristiano. Per quanto riguarda il crogiolo dello stregone di cui stiamo parlando, oggi infileremo un nuovo elemento, l'agguato. E voglio precisare una cosa, ogni elemento che mettiamo nel crogiolo dello stregone è a sua volta un crogiolo. Cioè non pensiamo che l'elemento sia assoluto in sé. Cioè l'agguato è fatto da milioni di espressioni, modi di essere, modi di porsi, così la follia controllata. Sì, no, difatti appunto tutto quanto viene richiamato, cioè nel senso che un oggetto non è mai a sé stante, nel senso che richiama qualcos'altro, è una connessione con qualcosa. Cioè, non dobbiamo vedere gli oggetti come separati e non vincolanti, e non dobbiamo vederli solo come un'unica manifestazione, perciò tutto quanto può essere raggruppato in quel termine, e questo appunto crea sempre dei collegamenti, cioè richiama sempre qualcos'altro. Certo. Non è, grazie Francesco, sei preziosissimo, cioè non è un elemento assoluto per cui lo prendiamo, anche se lei praticare l'agguato è un elemento divino, è costruzione divina, l'agguato è formato da tanti aspetti specifici e ogni soggetto, ogni individuo prende quegli aspetti che più gli interessano. Sì, no, per intendere appunto, cioè nessun oggetto è assoluto, cioè nel senso, andando anche nel nome dall'origine greca, assoluto significa sciolto da ogni legame. Noi diciamo che niente è sciolto da legame, cioè tutto quanto è legato assieme, tutto è interconnesso. Cioè, difatti, noi diciamo chiaramente che qualsiasi manifestazione non è assoluta, cioè nel senso che non è sciolta da legame. Una manifestazione non è solo una manifestazione, ma richiama qualcos'altro. Sì, per cui io vi parlo del concetto di agguato che mettiamo nel crogiolo. Però voi, quando lo analizzate col vostro concetto di agguato, e cercate di trasformare quello che io dico in vostro pensiero, per cui diventa dopo una cosa vostra, non più mia. Questo è importante. L'agguato è un modo soggettivo col quale affrontare la vita, è una struttura del pensiero con la quale affrontiamo la vita. L'inserimento dell'agguato nel crogiolo è possibile solo quando si è costruito il bastone dello stregone, attraverso lo sviluppo della capacità di bloccare il dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico. È possibile quando abbiamo cominciato a sviluppare l'intento e l'attenzione sui sensi. È possibile solo quando abbiamo incominciato ad ascoltare il mondo attorno a noi. Solo in questo momento l'agguato è una tecnica attraverso la quale impadronirci di quanto ci serve per costruire il nostro divenire. L'agguato ci permette di afferrare quanto ci serve, anche la nostra libertà, sottraendoci alle costrizioni del potere di avere. L'agguato deve essere preceduto dalla sospensione del giudizio, in quanto gli elementi che servono per organizzare l'agguato non appartengono alla descrizione della ragione, ma agli intenti, alla percezione e agli elementi propri del corpo luminoso, alla percezione del divino che ci circonda. L'agguato è arte d'esistenza del corpo luminoso. Il corpo luminoso si esprime attraverso lampi d'azione, che appaiono alla ragione come un fare senza senso. Proprio perché un fare senza senso deve essere esercitato il più a lungo possibile, affinché la ragione trovi delle spiegazioni sue e faccia rientrare l'agguato come modo di essere non solo come riflesso del corpo luminoso, ma anche come proprio fare quando deve agire all'interno del sistema sociale. È pratica d'agguato quella di Lara, che prima accondiscende a soddisfare le richieste di Giove per circuire Giuturna, e quando Giove è sicuro della sua condiscendenza, ecco Lara diffondere ai quattro canti del mondo le sue intenzioni e sventarne i piani. È arte d'agguato quella di Prometeo, quando, invitato dagli dèi ad arbitrare quale parte del sacrificio spetti agli dèi e quale parte agli uomini, divide in modo da nascondere la sostanza con l'apparenza, ingannando gli dèi che stabiliscono che la loro parte del sacrificio consiste nelle pelli e nelle ossa, mentre la carne va agli esseri umani. È arte dell'agguato ogni fare, attraverso il quale si compatta se stessi per raggiungere un obiettivo. È arte dell'agguato quando si esercita la propria volontà per strutturarsi e raggiungere un qualche obiettivo. È arte dell'agguato anche quella che mette in atto un fumatore per smettere di fumare.
Attraverso l'esercizio dell'agguato si può afferrare qualsiasi cosa. Attraverso l'agguato si può fondare il proprio divenire nell'eternità. Ogni essere umano pratica l'agguato filtrandolo attraverso la propria soggettività. Le specificità attraverso le quali si esprime l'agguato sono diverse in quanto obbediscono ai desideri e alle predilezioni del singolo essere, ma i caratteri sono comuni, come comuni sono i fini che l'esercizio dell'arte dell'agguato producono. L'essere umano che esercita l'arte dell'agguato non è né manipolabile né asservibile. Chi esercita l'arte dell'agguato sguscia via da ogni condizionamento e da ogni dipendenza. Chi esercita l'arte dell'agguato è padrone di se stesso e del proprio divenire in qualsiasi situazione si trova ad operare. Mescolate il crogiolo dello stregone, introducete nel vostro pensiero la possibilità di esercitare l'arte dell'agguato. Nel momento stesso in cui quest'idea vi apparirà nella mente, sentirete di guardare il circostante con occhi diversi. Nel momento che avete possibilità di far vostra l'idea dell'agguato, sentirete crescere il vostro potere di essere, ed è una sensazione reale. Vi sentirete potenti, potenti non tanto perché possedete il mondo, ma perché compenetrate il mondo e ne siete diventati parte. Esercitare l'arte dell'agguato vi rende padroni di voi stessi, padroni del vostro intento. L'arte dell'agguato viene mescolata alla follia controllata di cui abbiamo parlato. Mentre esercitate l'arte dell'agguato, presentate al mondo la follia controllata. Questo vi proteggerà, mentre la pratica dell'agguato crescerà in voi. L'arte dell'agguato si può esercitare solo per sviluppare il proprio potere di essere, aumentando il potere di essere del sistema sociale in cui si vive. Non è possibile esercitare l'agguato per impossessarsi del sistema sociale. L'esercizio dell'agguato presuppongono un cuore puro e intenti puri. Quando si presenta inganno, allora non è agguato, ma il suo contrario, truffare. Dunque il truffare è l'opposto dell'agguantare. Il crogiolo che stiamo mescolando diventa sempre più ricco. Nella prossima trasmissione introdurremo un altro concetto di cui abbiamo già parlato. È vivere con volontà e determinazione. E qui io ho finito la prima parte espositiva. Vorrei aggiungere due cosette, tanto per dare l'impasto sì. ai radioascoltatori, prima che parta Francesco con l'otto per mille e con tutto sì, quello che ha da dire. Sì, ma volevo dare un esempio anche di agguato, questo cioè nel senso che io reputo forma di astuzia di agguato, casomai no, prosegui pure. No, io c'ho un ritaglio di giornale, no? Sai che è una mia rassegna sì. stampa. A proposito, ora la rassegna stampa, un attimo ancora per le telefonate, abbiate pazienza, cinque minuti ancora. Pazienza con 5 minuti, grazie. Allora ho trovato un ritaglio sul Gazzettino che però non ti ho portato. Dunque, dove si dice che la regione c'è una repubblica Malial della Repubblica della Russia che è la più grande bevitrice di alcol, si consumano 20 litri di alcol a testa, bambini e vecchi. Bene, in questa regione sono tutti pagani, sono tutti adoratori di alberi. Adesso dovrò un po' approfondire questa questione. Dioniso è anche un dio arboreo, di conseguenza. Sì, dici, bisogna approfondire un po' questa conoscenza. Niente, io sulla Repubblica del 9 giugno di questo mese, potete andare a controllarvelo, ho trovato un bellissimo articolo, La strana fede dei padrini, tra delitti, ceri e rosari, dove si dice che tutti i padrini di Cosa Nostra, da Alieri, Santa Paola, Greco, Rina, eccetera, erano dei grandissimi cattolici. Addirittura, lo sono ancora. Addirittura Don Calò è passato alla storia per aver accolto a braccia aperte e con il sorriso sul labbro un generale americano alle porte di Villalba, il suo paese. Pochi però sanno che il vecchio mafioso aveva due fratelli preti, un cugino parroco, due zii vescovi, religiosissimo anche lui, Don Calò scelse con cura, eccetera. Insomma, praticamente boss vicini a Dio e boss vicini ai preti. A Corleone Luciano Liggio fu difeso per anni dal cugino parroco. Sempre a Corleone fu difesa anche Ninetta da un sacerdote che oggi è vescovo di Mazara. Di santine con l'immagine della patrona di Palermo, Santa Rosalia. Di lenzuoli che raffigurano l'Annunziata, di fotografie di Padre Pio custodite nel portafoglio, è ricca la storia dei latitanti di mafia. Catturati per onorare Dio e i Santi e le Madonne erano disposti a tutto. E ora in questo articolo qua e anche le conclusioni finali sembra sconvolgente il fatto che questi siano cristiani. In realtà sono mafiosi proprio perché sono cristiani.
Cioè, il cristianesimo è l'arte di possedere gli individui, di mettere in ginocchio gli individui. Dunque, è sufficiente spostare il principale, cioè chi mette in ginocchio gli individui, anziché dire è il prete che mette in ginocchio gli individui, li metto io in ginocchio gli individui e divento automaticamente mafioso. Cioè, la mafia non è altro che un'organizzazione che si impossessa degli individui fuori dalle leggi. La Chiesa Cattolica è un'organizzazione che si possessa degli individui all'interno delle leggi, o comunque con dei sistemi anche legali, cioè non solo illegali. Per cui cosa succede? Succede che il fatto di impossessarsi di individui è il filo conduttore che sta fra la mafia e il cattolicesimo. Per cui uno, per essere mafioso, deve essere necessariamente cattolico. Solo perché è religioso e cattolico può essere mafioso. Se fosse un politeista, un pagano, non potrebbe essere religioso se non andando contro il politeismo e il paganesimo. Questa è la precisazione che volevo fare sì. Io. No, io appunto, lascio a te un attimo. Sì, ricordo che chi vuole intervenire può chiamare lo 049-700-700 e le telefonate andranno in diretta. No, parlando appunto prima di Claudio, parlavo dell'agguato, anche ad esempio noi abbiamo nel folklore un esempio abbastanza famoso di agguato, cioè che sono i punti del diavolo, cioè nel senso l'astuzia, la furbizia, la capacità, la volontà di scendere a compromesso anche con delle forze che sono nemiche, secondo i monoteisti, arriva la necessità per costruire poi tra l'altro per gli uomini, cioè non per se stessi, cioè nel senso una necessità che è per la comunità, di costruire i ponti del diavolo. Cosa succede? Che una persona chiede al diavolo in cambio di un'anima, dice se ricostruisse questo ponte, nel momento in cui... Ciao Paolo, ciao Francesco. Ciao. Dimmi tutto. Si parla pure. Hai nominato la purezza prima. Sì, ho accennato. Ecco, e per me la mia purezza, come la intendo io, no? Sì. È istinto. Nel senso che la purezza non è depositaria la religione della purezza, sono convinto, la purezza è dentro di te, ed è istinto, uno anche se non ha nessuna religione può essere puro, sì. Di questo sono fermamente convinto, ecco perché a me piace veramente il termine che hai usato anche al di fuori di una religione cosiddetta dogmatica e cosiddetta monoteista. Hai adoperato il termine purezza. Una bestia può essere pura, un animale è puro, e così l'uomo nasce puro. Non occorre che io ti faccia un segno sopra la testa perché diventi certo. Puro, è già puro. Non ho altro da dire, ti saluto. Ciao. No, ma difatti appunto per noi la purezza è sempre il mantenere cioè la fedeltà alla propria natura, al proprio modo di essere. Cioè nel senso... Noi abbiamo una divinità, Semo Sanco, che è la fedeltà dei giuramenti, no? Sì. Cioè, è un fare divino. Sì, sì, no, ma difatti appunto la purezza non è certo per un principio assurdo, per un principio religioso, per un rito religioso che si acquista. La purezza è finché uno mantiene fede al proprio modo di essere, alla propria natura. Il più uno la viene a contaminare con dei principi che sono assurdi, che sono incredibili, con dei principi che sono teorici, teologici e religiosi di tipo monoteista, perde la propria purezza, proprio perché è una contaminazione del proprio modo di essere. Cioè il comportamento legato al proprio istinto, alla propria natura, è un istinto, cioè è un comportamento puro. Chi lo va a alterare, chi lo va a falsificare in base a qualche divinità o a qualche principio o qualche comandamento, lo va a contaminare e perdere la propria purezza. E volevo appunto ritornare sul discorso dell'agguato. Appunto, noi abbiamo nella mitologia, ma anche nel folklore, il fatto di esempio dei ponti del diavolo, cioè nel senso che il monoteismo dice ad esempio il diavolo è un essere pericoloso, non va utilizzato ed è solo nemico dell'uomo. Cosa avviene in questi racconti dei ponti del diavolo? Che qualcuno astutamente convoca il diavolo e dice in cambio di un'anima tu mi costruisci un ponte, cioè un ponte tra l'altro è un servizio alla comunità, è un servizio che non viene fatto individualmente, non è un arricchimento personale, ma è un arricchimento della comunità, cioè un bene che tutti possono usufruire. In cambio dell'anima tu mi costruisci il ponte. Il diavolo è così stupido che va a costruire il ponte. Con astuzia, facendo un agguato al diavolo, mi si fa passare una persona che porta via l'anima, questa persona passa un cane e il diavolo si deve accontentare. Cioè, questo dimostra che una divinità che è ritenuta appunto terrestre, come sia rispettosa dei patti, cioè nel senso, io ti costruisco il ponte, tu mi dai un'anima, però quest'anima, tu assolutamente mi dai un'anima animale e lui si deve accontentare. Se fosse il dio dei monoteisti, assolutamente questo non lo farebbe. Prima cosa,
non abbiamo mai visto nessun dio dei monoteisti che costruisce un ponte. Come minimo, infatti, non costruisce niente. Esatto. Sai, nel senso, non costruisce niente, non, cioè, ma non fa, non dicono un ponte, cioè non fa neanche un sentiero, cioè proprio non lascia neanche traccia di quando cammina sulla terra. Cioè proprio è la nullità della realizzazione, cioè nel senso che nel paganesimo è essenziale costruire, agire, modellare le cose, utilizzare le cose. Nel monoteismo questo non avviene. Cioè proprio, e questo è proprio fondamentale di far capire. Cosa succede appunto? Che questa divinità terrestre, perché appunto viene sempre confinata negli inferi, questo diavolo ha la necessità poi di assecondare, di arrivare a un accordo. Quando mai, ad esempio, un dio monoteista, che sia il dio degli ebrei, dei cristiani, che sia il dio dei musulmani, è sceso a patti e ha detto, vabbè, tu, io ti faccio questo e tu in cambio mi dai qualcos'altro? Non è mai successo. Cioè, no, con Abramo e Giacobbe l'ha dovuto desfare 3 volte quel patto. Sì, no, ma l'assurdità poi anche dei sacrifici, cioè nel senso, noi abbiamo il caso... Noi abbiamo il caso, ad esempio, del sacrificio del figlio di Isacco. Dimmi. Complimenti per la trasmissione. Sono Domenico, voglio raccontarti una cosa. Sì? Sono il santo protettore, naturalmente. Domenico di Guzman, sai qualcosa? È il famoso tagliatore di teste. No? No, io non ho. Sai qualcosa, tu? No, che avevo un santo protettore che tagliava le teste. Beh, che santi che tagliavano le teste ce n'erano troppi. Sì, ce n'erano molti, E un'altra cosa. Dimmi. Perché ho letto sul giornale questi giorni della santa, ultimo che hanno fatto il Papa, che hanno nominato anche i pagani, ma non ho capito bene su cosa. Su una, quella che ha fatto in Polonia? Sì, che li ha aiutati, sì, a distruggere il paganesimo, certo. Sì. Beh, complimenti per la professione. Ti sentiamo molto male. Sì, ma salve. Ah, sì. No, beh, il discorso di... abbiamo sentito molto male questo radioascoltatore. Intanto lo ringraziamo per la trasmissione. Comunque... Sì, no, ecco. Quello dei santi, purtroppo i santi sono divinati santi, la maggioranza, appunto perché erano appunto criminali. Cioè nel senso che appunto hanno compiuto delle distruzioni, soprattutto all'inizio del monoteismo di tipo cristiano, non indifferenza, cioè nel senso che la bravura di questi santi era quanti più pagani riuscivano a uccidere, quanti più popolazioni riuscivano a sterminare, quanti più templi riuscivano a demolire. Di conseguenza che ci sia un santo particolarmente più feroce degli altri sarebbe veramente da fare una contabilità un po' più di bassa macelleria per stabilire qual è il più cattivo. Poi appunto l'accenno che tu avevi fatto al discorso che si parlava di una principessa polacca che aveva portato appunto al cristianesimo. Questo dimostra appunto, questa conversione è avvenuta circa nel 1300, che vuol dire che ancora nel 1300 esistevano in Europa, non dico singole persone, ma esistevano appunto gruppi e comunità pagane. Basta pensare a un semplice fatto, ad esempio la Lituania, che è passata come un paese super cattolico, è un paese in cui esistono già 2 religioni organizzate di tipo pagano e queste religioni hanno già avuto il riconoscimento statale, cioè nel senso che lo Stato ha stabilito un accordo con queste religioni e sono pubblicamente riconosciute, cioè proprio per dimostrare come al di là della forzatura monoteista delle chiese protestanti, delle chiese ortodosse che esistono, delle chiese cristiane, queste persone sono rimaste pagane e appena che è caduta una situazione particolare hanno stata la possibilità di tornare a questo culto. E difatti questo già dimostra proprio come l'Europa sia al di là della parvenza monoteista sia ancora proprio pagana, cioè la necessità di tornare a delle forme di paganesimo vissute. C'è una curiosità, no, Francesco? E gli integralisti di Verona, gli integralisti cattolici, celebrano le Pasqua veronesi come resistenza all'arrivo di Napoleone, che in realtà era il loro odio alla rivoluzione francese, coi principi di egalité, fraternité e giustizia, no? Bene, il 1789, l'anno della rivoluzione francese, si può considerare l'anno finale di un percorso di stregoneria che è cominciato con l'Ottocento. Cioè l'Ottocento praticamente è l'anno in cui il paganesimo nella bassa Europa viene completamente distrutto, no? Sì. Resiste nei paesi nordici e il paganesimo resiste attraverso la stregoneria. La stregoneria agisce all'interno dei sistemi sociali fino ad arrivare al 1789. Chiaramente non che quelli che agiscono sono gli stregoni, però agisce opportunamente per favorire ogni respiro di libertà. Nel 1789, con l'avvento della rivoluzione francese, comincia a espandersi il concetto di libertà in Europa e cominciano a
ritagliarsi gli spazi, no? La gente, sì, comincia ad andare più sui roghi, comincia a essere... un po' alla volta cominciano a ritagliarsi gli spazi per arrivare a quello che è oggi la democrazia e forse la rinascita del paganesimo. Anzi, sì, no, basta pensare che ad esempio un psicologo come Carl Gustav Jung ha detto che chiaramente che la rivoluzione francese è stata non una rivoluzione tanto politica, ma è stata la prima rivoluzione anticristiana nell'epoca moderna. Cioè ha detto, da quel momento si è capito che in Europa non era più possibile vivere sotto il dominio cristiano e che poteva esistere una società che riusciva a vivere e a modellarsi su ideali che non erano cristiani. Infatti poi lui la considerava la prima rivoluzione anticristiana della storia moderna. E infatti da questo è partito tutti quanti i fenomeni. Basta pensare che all'interno della rivoluzione francese sono esistiti dei movimenti pagani. Cioè, il fatto stesso, ad esempio, del richiamo, ad esempio, anche all'immagine, tanto per dire, il berretto frigio, basta per esempio la dea ragione ed altre forme di rappresentazione, erano tipicamente pagane. Cioè, se noi appunto prendiamo l'esempio della rivoluzione francese, notiamo che ad esempio c'è un forte richiamo a tutto quanto quello che è il simbolismo dell'antica Roma, ad esempio delle processioni, dell'uso dei costumi dell'antica Roma, dell'esempio del bisogno di raffigurare alcuni concetti come la giustizia e la ragione con delle divinità, con delle statue, cioè, e questo proprio esisteva proprio come un richiamo direttamente pagano proprio. Ma sai che ho tentato di fotografarmi sotto la statua della libertà di San Marino? Mia figlia ci è riuscita, io non sono riuscito a fotografarmi. Stesso momento, stessa, e anche sotto il palmo di Asiago ho tentato di fotografarmi sotto il satiro che dà salto al cielo e non ci sono riuscito. È un fatto. Sì, questo, infatti. Sì, no, ma infatti è una cosa veramente caratteristica. Ecco, che ricordo, chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700, le telefonate andranno in diretta. Io appunto volevo anche, ad esempio, aggiungere una capacità non indifferente da parte appunto dei pagani di intendere ad esempio l'agguato di come parlava Claudio verso la divinità. Ho ricordato anche in altre occasioni che ad esempio nell'antica Roma ci fu Venere che a un certo momento chiese di sacrifici e al sacerdote. Il sacerdote non fu così ossequioso o così intimorito che la divinità gli chiedesse i sacrifici che loro intendevano, cioè i sacrifici di teste. Giocando sul termine latino di confusione tra teste e teste di cipolla, offrì a Venere un sacrificio di teste di cipolla, dicendo che così lui aveva esaudito la sua richiesta di sacrificio. La divinità non si reputò offesa da questo tipo di sacrificio, nel senso che fosse così stato così astuto il sacerdote da giocare sul termine, pur di assecondare e non commettere un sacrificio umano. E ne fu gradita da questa astuzia, e difatti non ci fu nessuna ripercussione, non ci fu nessuna minaccia, nessuna vendetta. La divinità non si sentì offesa, oltraggiata o non rispettata, anzi andò ad apprezzare l'intelligenza e l'astuzia del sacerdote. Cioè, questo dimostra proprio il rapporto che esiste alla pari all'interno di una religione di tipo pagano o di tipo politeista, cioè il senso che la divinità non può imporre, non può dominare, e che lo stesso l'uomo non impone e non va a dominare la divinità. Di conseguenza la divinità non ha bisogno di condannare chi gli è a fianco. Cioè, nel senso, noi siamo abituati a vedere nel monoteismo le divinità sempre innalzate, cioè nel senso che volano nei cieli insieme agli altari o da qualche altra parte. Per noi pagani le divinità sono sempre a un livello o piano. Sono appunto divinità che vivono a fianco a noi, cioè sono divinità che camminano con noi. Sono appunto divinità che hanno sempre la necessità del rapporto con l'uomo, cioè nel senso che la loro vita non può prescindere dall'uomo. Noi nel monoteismo abbiamo che ad esempio la divinità si può arrabbiare con l'uomo, arrivare alla sua distruzione, arrivare al suo annientamento, e solo chi si salva lo fa perché la divinità lo vuole. Nel paganesimo non è neanche concepibile che la divinità si ponga la volontà di distruggere. E nel momento in cui, ad esempio, una divinità nel paganesimo può diventare ostile per una popolazione, per una persona, per un popolo, c'è immediatamente una divinità che ne corre in suo soccorso. Cioè, noi tutti abbiamo il retaggio, ad esempio, dell'educazione di tipo scolastica, in cui si parla, appunto, ad esempio, anche dell'Odissea. Noi vediamo, appunto, che sono delle divinità che sono ostili o nemiche di Ulisse. E dall'altra parte abbiamo divinità che lo aiutano, nonostante che, ad esempio, lui possa compiere anche delle azioni che possono essere contrarie a qualcuna divinità, altre divinità intervengono, e il rapporto poi con queste divinità è sempre un rapporto personale, cioè nel senso non è mai un rapporto mediato. Noi abbiamo ad esempio il classico, ad esempio,
della maga Circe che tramuta i compagni di Ulisse in maiali, e Ulisse non lo diventa, e Ulisse combatte contro questa divinità perché non accetta che i suoi compagni diventino dei maiali, ma reputa fondamentale combattere i liberali pur essendo quello che l'ha combattuto una maga ed essendo legata agli dei, proprio perché il suo principio di giustizia legato appunto al mondo divino e al mondo pagano gli impedisce di accettare una cosa del genere, perché lui non lo ha giusto. Niente ragazzi, penso che vi ascolto e ho capito cosa intende il paganesimo voi altri, però diciamo qui che serenità interiore, tutta che roba là, mi trovo senza nessuna religione, senza paganesimo, senza aver bisogno di niente, adesso non so se sono fuori del posto a me o se bisogna attaccarsi a qualcosa, mi sono serena. Sono beata, sono contenta perché ho che polessi qui più per terra, non perché la vita non mi abbia riservato anche a me e mie diciamo, disgrazie come tutti. Però guardando, se mi guardo in specie a 62 anni, dico guarda, vorrei che il prossimo mi facesse il male che mica ho fatto gli altri, e sì che sono serena forse anche per quello, senza nessuna religione. Sì, non saprei a chi invocare, non so se sia presunzione, se si vada bene, non lo so, però mi non mi sento di attaccarmi né a sorella una, né a sorella terra, né a nessuno. Penso che al mondo siamo soli e se trova da soli psicologicamente questa serenità di vivere senza fare drammi, e quando succede una roba sapendo che siamo nel passaggio, aspettarsi di tutto e non aspettarsi niente. Però ti piacciono i tramonti, no? Beh, guardo il tramonto, mi piace tutto, mi piace, non è che non mi piace. Perfetto. Però non è... Ma guarda che questo si chiama venerare, eh? No, mi piace, venerarsi è un altro discorso. No, questo si chiama venerare, questo è il fatto che tu... Io sono paganese, pagana senza saperlo. Sì, ma guarda che la vita è un processo di costruzione, cioè quando tu mi dici, mi in fondo non ho nessuna religione, no? Cioè, no, ecco, vuoi a mia religione, sì, però... cattolica. Ti sei staccato da lei? Bravo mi, ed era una suora laica, dicevo minimo tre rosari al giorno per anni. Però ti sei staccata dalla religione? Mi staccata, mi per modo di dire, è incomprensibile per me quando che vado ai maghi, è incomprensibile quando che parla con i morti, incomprensibile per me che vaga dai medium. Per me è incomprensibile. Ma è incomprensibile anche a mettersi a pregare? No, è incomprensibile che gente trova conforto o trova qualcosa, per me è una manisa, anche sì, una maniglia. Ma d'accordo, ecco. Ma guarda che questo... Ecco, allora mi dico, pensando voi altri, che dopo che vi sento e sento anche il dibattito della gente, mi a questo punto non mi aspetto niente da nessuno, mi aspetto se viene quello che viene... Sei sempre benvenuto, de beo, spero perché sei un debutto, ti combatti perché sia beo, serena, senza attaccarmi a nessuno. Ma guarda che questo è paganismo, sa. Cioè questo atteggiamento, questo atteggiamento è un atteggiamento pagano, al di là che poi magari tu sia ancora credente o pensi ancora in Dio, comunque questo atteggiamento è un atteggiamento pagano, cioè, anche se tu magari hai recitato un miliardo di rosari, però avendo questo atteggiamento nella vita, sì, è un atteggiamento pagano. Non devi fare nient'altro, diria che finché ero figlia da ragazzina, sta preghiera, sta roba, era proprio... Taccata, messa, dopo man mano che ti dia conoscenza della storia, della chiesa, della storia, non mi vende gatto in sacco nessuno. Esatto. Ecco, questo è il paganesimo. Poi non è importante che tu abbia raggiunto... Senza niente. Sì, vabbè, ma il problema è questo, no? E ora dico, qualcheduno, o sei buddista, o sei questo, o sei qui, o mi... Non so, non mi tocca la vita nei pepuitici, per questo posso averne idea. Amica mia, questo è un atteggiamento però italiano. La vita non mi tocca per nessuno e mi fa pena, diciamo. Ecco, e persone che sento in continuazione che va a farsi il cartomanzia e va a esercitare il futuro, dico, come è possibile? Se fa curare? Esigente che quando c'è in difficoltà prega Dio, esigente che quando c'è in difficoltà invece pregare Dio va da un altro parolone, va dal cartomante, c'è sempre la stessa roba, però almeno il Dio è una roba astratta. Ma no, in carne
a farmi imbrogliare da una persona in carne e ossa che avvido, non no, no, ti imbroglia anche Dio, sai, sei una persona reale, anche il Papa in carne e ossa, no, appunto, vabbè, ma qui ho sempre fatto del carne, del fia, comunque continua così questo atteggiamento, ma senz'altro, sono d'accordo con te, e sta serenità è a go, veramente a go, conserva, ecco, ok, saluto ragazzi, ciao, ciao, ciao. No, l'ascoltatrice ha dato una testimonianza chiara, cioè quello che noi vogliamo far capire, che non si diventa pagani solo perché si ascoltano le nostre parole o perché... Pronto? Sì, pronto, perché a me chi parla? Sì, cioè nel senso che il comportamento... Sì, il discorso appunto non si diventa pagani perché appunto si prende una, diciamo, una autentica, si prende una conferma, si prende un documento, un riconoscimento da qualcuno. Si diventa pagani perché si vive legati alla propria natura, cioè nel senso quando uno scopre la necessità di non essere vincolato, di non essere dominato, scopre la necessità di essere libero e scopre la necessità, il bisogno di poter vivere. Ciao Giampaolo. Ciao Francesco, ciao Claudio. Ciao. Dicevo, lasciare venire avanti il tempo così serenamente, tranquillamente, non è da tutti, cara Lilli, tu hai fatto e stai facendo dei grandi passi, veramente, che io veramente vorrei essere anch'io così, è quello che io miro, veramente, di lasciare venire avanti il tempo e osservare la natura, la bellezza, la perfezione della natura, e quindi penso che anche Claudio e Francesco vogliano dire che quando noi ammiriamo un qualcosa di bello, già il fatto che riconosciamo la bellezza, è il venerare, è la riconoscenza verso l'esistente, verso tutto l'insieme del quale facciamo parte anche noi altri, e quindi è una cosa istintiva che uno come minimo senza cultura lo fa, e quella è una cosa meravigliosa, proprio lasciamo stare la cultura e aggrappiamoci, io almeno cerco di aggrapparmi al mio io. Egoisticamente benissimo, se vede che sono egoista, però ammiro tutto quello che mi sta attorno, certo. E questo voglio dire, penso di interpretare un po' quello che ha detto Francesco prima e certo. Claudio, sì, no? Sì, 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 ha interpretato esattamente così. Lilli, sei forte, perché veramente persone così che parla a me piacciono veramente, non so, è un mio punto di vista, insomma. Ciao, certo. Vi saluto, ciao a tutti. Ciao. No, infatti, giustamente Giampaolo dice chiaramente, e noi lo torniamo a ripetere, non esiste, cioè noi non stiamo a insegnare dei canoni estetici, a dire tu devi credere in questo che è bello. Cioè la bellezza è una cosa che uno può sentire. Ci possono essere delle cose che io reputo più belle, ma sono cose mie. Certo, ciao. Ciao, come stai? Bene. Ciao. Buongiorno. Ciao.